Siamo nella chiesa di Santa Franca, dove tra poche ore inizierà la veglia guidata da Don Luigi Verdi, che è qui con me e che io ringrazio tanto per questo tempo che ci dedica. Questa veglia che state portando in giro per l'Italia, mendicanti di luce. Parlami un po' di questa veglia, di questo titolo e di questo tema forte della luce. Allora, l'idea di mendicanti di luce è venuta fuori da Bartimeo cieco, perché pensavo che in questo nostro tempo siamo tutti mendicanti di luce. E fa dei gesti molto importanti Bartimeo. Il primo grida più forte, il secondo getta il mantello, il terzo balza in piedi. Ecco, non fa dei gesti eleganti, non fa dei gesti comodi, fa dei gesti molto forti, molto crudi, molto duri anche. E così lo fanno i poveri, così lo fa chi è malato di tumore, così lo fa chi ha un grido profondo dell'anima. E io credo che farebbe a tutti noi molto bene questo recupero del gridare più forte. Quando tutti ti dicono stai zitto, non vale la pena, lascia perdere, lui grida invece più forte. Il mantello, l'idea del mantello è che un mantello ci protegge, ci fa calore, ci tiene, ci difende in qualche modo. E il gettare il mantello, questo gesto coraggioso, è togliere in qualche modo ogni sicurezza per tornare a camminare. E infine lui balza in piedi. Ed è bellissimo in questo brano di Bartimeo che la domanda di Gesù a Bartimeo è: cosa vuoi che io faccia per te? E lui dice: voglio che vederci, voglio tornare a camminare con te. E qualche rigo prima, invece, nel Vangelo ci sono altri due apostoli, Giacomo e Giovanni, a cui Gesù fa la stessa domanda e dice appunto: cosa volete che io faccia per voi? E loro chiederanno di essere seduti, uno alla sua destra, uno alla sua sinistra. Quindi loro chiedono di sedere, mentre Bartimeo chiede di camminare, chiede di vedere. Credo che questa è un po' l'idea di luce che ognuno di noi cerca. E abbiamo diviso questa veglia pensando ai luoghi del risorto. Mi piaceva tanto il fatto che Gesù, dopo la risurrezione, appare in alcuni luoghi. E i luoghi sono il giardino, quando incontra Maria, sono la casa, quindi il cenacolo, sono la strada, i discepoli di Emmaus, e sono il mare quando incontro gli apostoli. Mi piace perché nella mia vita quello che mi ha cambiato di più non sono state le idee, ma sono stati gli incontri, sono stati i luoghi su cui ho vissuto o i luoghi in cui ho incontrato persone. Quindi questo è un po' il cammino, e ad ogni tema poi ci sarà un approfondimento di valore umano, di vita e di spiritualità. Persone che direi tu continui ad incontrare non solo nella tua fraternità a Romena, ma in giro per l'Italia, perché questa veglia che questa sera è qui, ieri era da un'altra parte, la prossima settimana sarà da un'altra parte ancora, per cui non soltanto le persone a migliaia direi vengono ogni anno da te per assaporare un po' quella fraternità che si vive, ma cercate anche un po' di portarla in giro. Prima ti chiedevo che tipo di risposta ha incontrato la tua veglia, ma che cosa vedi anche nelle persone che vengono a pregare? Ecco, la cosa bella è che questo messaggio, almeno quello che noto io, riesce ad arrivare sia ai giovani sia agli anziani, che in genere è molto raro perché ho punti su una dimensione di giovani per cui devi essere in un certo modo, oppure di anziani con altre attenzioni. E invece quando io penso che sotto la pelle siamo tutti uguali, che sotto la pelle abbiamo bisogno tutti di due o tre cose, e quando si entra dentro il cuore profondo delle persone, i bisogni veri, le sofferenze vere e anche i sogni veri delle persone, vedo che si muove qualcosa. Quest'anno è aumentato tantissimo le persone, e alla fine dell'anno in genere si riesce a raggiungere 12.000 persone, incontrando via via dal nord al sud le varie comunità che si incontrano, che ci accolgono. E prima mi dicevi che le persone che vengono alla veglia hanno bisogno di vita, di sostanza, di risposte, di esperienza concreta, cioè di sentire che c'è una testimonianza su valori veri, no? E che questo poi, forse in un momento anche difficile come questo, è quello che più si avvicina al cuore delle persone, no? Sì, quello che almeno vedo delle persone è che quando intuiscono che c'è una cosa semplice, autentica, il messaggio arriva. Quindi è come pensare a questo mondo in cui c'è molta apparenza, molto nascondimento,
è molto velo, diciamo, rispetto a quello per cui appare tutto molto complicato, molto difficile, molto anche triste alla fine, no? Senza speranza. Vedi che quando, per esempio, quello che dico dei giovani di oggi, dico che sono un po' addormentati, perché tendono a prendere la forma di questo mondo. Poi quando mi avvicino direttamente a loro vedo che piangono, si emozionano, hanno dei pensieri profondissimi, hanno sogni. Cosa gli succede? Che oggi gli fanno nascere un sogno, glielo fanno divorare, gliene danno un altro, gli fanno nascere un bisogno, glielo fanno mangiare, gliene danno un altro. E la cosa triste che vedo è proprio la tristezza negli occhi dei giovani, perché alla fine per vedere se uno è felice lo vedi dalla luce degli occhi, e quella purtroppo è rara, ce l'hanno solo quando sono innamorati, quando hanno una passione profonda dentro, ma troppo raro rispetto al tipo di occhi che a quell'età dovrebbero avere. E questo perché? Perché nella vita, se vuoi essere felice, bisogna che almeno un sogno divenga vita. E loro invece vivono continuamente su questa pelle di sogni, di bisogni, e non riescono mai a mettere una radice, una base su cui cominciare passo passo a costruire qualcosa. Per questo la paura del futuro, la paura di quello che c'è intorno, la paura dell'altro, no? Perché non hai radici. Come dice Jovanotti, se vuoi fare un lungo viaggio devi avere radici molto profonde. E quindi hanno questo desiderio di viaggiare, di camminare, di incontrare, ma le radici sono così deboli che poi franano in questo cammino. Senti, tornando al brano di Bartimeo, mi sembra molto bello immaginare questo Gesù che ci chiede che cosa posso fare per te. Forse ci siamo sempre chiesti come possiamo fare noi per adeguarci, no? A un messaggio, a qualcosa che abbiamo letto, ad essere quel cristiano che invece immaginarsi un Gesù che chiede a te che cosa può fare per te. Secondo te che risposte emergerebbero anche un po' da quello che tu hai visto andando in giro e anche incontrando tante persone da te a Romena? Ma io ho l'idea che bisogna camminare con le persone, soprattutto noi sacerdoti bisogna tornare a camminare con le persone. Mi piace tanto, ci sarà un brano dentro la veglia appunto dei discepoli di Emos in cui Gesù cammina con loro e subito dopo lui li guarda negli occhi e vede che sono tristi. Terzo passaggio che fa finta di andare via e devono essere loro a dire ci batte il cuore e rimani con noi, e solo alla fine spezza il pane. Noi invece tendiamo a centrare tutto sullo spezzare il pane come inizio di tutto alla fine, e in realtà poi ci dimentichiamo che prima dobbiamo camminare con le persone, condividere il loro dolore e cercare anche di lasciarle libere nell'essere loro a dire è bello per noi stare qui. E dopo quello spezzare il pane acquista un altro sapore, un altro valore. E un altro brano è La Samaritana, che è meraviglioso perché Gesù dopo dalla Giudea va in Samaria, cammina, va al Pozzo di Giacobbe, incontra questa donna e gli dice «Donna, dammi un bicchiere d'acqua». Cioè non si mette nell'atteggiamento in cui lui fa il capo o il profeta, il Messia, subito. Gli dice «Ho bisogno di te, mi dà un bicchiere d'acqua». E sempre questo atteggiamento di Gesù in cui fa sentire che l'altro è importante per lui, che è proprio da questo essere lui a servizio dell'uomo che si comincia a muovere qualcosa. Senti, Don Luigi, se chiedesse a te che cosa vuoi che io faccia per te, in questo momento tu che cosa risponderesti? Ma io direi la cosa che mi fa più felice, che tu sia vera, che tu sia autentica, perché una delle cose che veramente oggi fa tristi le persone è di non avere magari corrispondenza fra quello che hanno profondamente dentro e quello che sono negli atteggiamenti esteriori. C'è questa incongruenza, questa divisione, no? fra l'essere persone frantumate in questo tempo. Per cui vorrei che tu fossi felice, che vuol dire vorrei che la tua mente, il tuo corpo, la tua anima si abbracciassero ogni momento e ogni cosa che fai, il cielo e la terra fosse un tutt'uno con te. Questo vorrei. Vieni nel giardino, chiamami per nome, entra nella casa con il porto.